Mamma, sono gay. Sì, amore mio, sono gay. Poverini, guardali. Ogni volta che faccio un film c'è sempre qualcuno che dice che c'è una grande alchimia tra gli attori e molte volte non è vero. Invece qui c'era un grande regista e dei bravi attori. Ci siamo sostenuti a vicenda, insomma, l'opera prima, un esordio di un protagonista, insomma è stata veramente una bellissima esperienza, come tutto dovrebbe essere. Non sei nella merda. Ricapitoliamo, I due non sanno che sei gay? No. E tra poche ore il tuo fidanzato viene qui a conoscere i suoceri? Sì. Sei nella merda. L'ho detto. Giacomo voleva diventare Marilyn Monroe, si è sempre sentito diventare Marilyn Monroe o Maria Callas, dipende, solo che ci ha avuto una vita un po' così, lavora in una lavanderia e niente, quindi da estro e da voce alla sua parte proprio esibizionista, quando di notte diventa alba. Questo padre è uno che pensa solo alle donne, che vorrebbe essere giovane fino alla morte come tanti nostri amici e coetanei. Però poi, diciamo, incredibilmente svela due aspetti del suo carattere che si rappresentano soltanto nel finale del film. Io sono Alba Pagliette, lì c'è Tsunami e Orsola Cazzulova, ciao ragazze! Che c'è, sei timido? T'hanno messo le corna? Guarda che le corna sono come i tacchi, slanciano. Sono persone tranquille, normalissime, che nella vita quotidiana fanno lavori normalissimi, dal commesso all'impiegato di banca, al direttore di banca anche. E niente, che hanno questa voglia di mettersi in gioco e che la sera si trasformano e rendono possibili e palpabili i loro sogni. Perché non mi dici le cose come stanno? Credi che non l'abbia capito? Papà! Oh, approccio! Questo racconto che caratteristica ha? È una storia vera. Una storia vera è sempre meno credibile di una storia finta e quindi anche più complicata da raccontare. Lui sceglie di dargli un ritmo che secondo me, che conosco lo sceneggiatore, è proprio il ritmo di vita dello scrittore. Penso sia una storia in generale su come ognuno di noi affronta le proprie difficoltà, che se non le esteriorizza, non le rende oggettive, rischiano di soffocarlo e di credere che siano gigantesche. Poi una volta messe sul piatto, basta, sono così, sono fatto così, voglio fare questo nella mia vita, basta. Ma che forse stai perdendo un po' le proporzioni della cosa, neanche avessi ammazzato qualcuno. Posso dire una cosa personale? No.